Buongiorno cari amici, sono Fiorella, Nostra Signora. Oggi parliamo così di molteplici cose, ma molto, molto, molto interessanti. Ascoltate bene e riflettete bene perché sono delle cose veramente straordinarie. Chi ha potuto leggere ieri in prima pagina? La frase che ho postato è la spiegazione del famoso detto: tutti i nodi vengono al pettine. Già, quante volte avrete pronunciato questa frase, ma non sapendo di cosa state parlando? Perché se voi siete molto attenti, ciò che io ho spiegato in prima pagina è solo una piccola parte di questa spiegazione, perché se io solo guardo la parola pettinare, mi dice tra le altre tante cose una cosa essenziale e importante, dice fare pari patta con il parente. Are è il suffisso voce del verbo fare. Se io dico pettinare, io dico in realtà devo pettinare, devo fare. Per cui dice appunto fare pari patta con il parente, ovvero pari entità, ovvero quella persona cui tu ti sei indebitato con pensieri, parole ed opere. Badate bene, ho detto pensieri, parole ed opere. Abbiamo una fase a tre dello stesso debito. Ora uno dice, ma se io l'ho pensato e non l'ho fatto, perché devo pagare? Sì, cari amici, perché è il pensiero che conta per l'umano. Non è l'azione. Come ho molteplici volte spiegato, ogni azione è guidata. Ciò che differenzia dal divino disegno all'essere cui si trasmette è il pensiero. Da quello nasce il karma dell'individuo, ovvero se io ti dico guarda, quell'azione è guidata. Tu non potevi fare diversamente. Allora, se c'è un errore, uno dice, ma che colpa ne ho? Appunto, quell'errore lì dovevi farlo. È anche vero che da ogni errore corrisponde un debito. Guardate come tutto si ricollega. Ho citato ieri i nodi che vengono al pettine. Ecco, per spiegarvi così meglio il karma, così voi tutti forse avete un esempio più chiaro, più nitido di ciò che sto spiegando. Provate a pensare, se voi vi pettinate da un giorno con l'altro e ci sono dei nodi in testa, tra i capelli, chi più chi meno. Ora, se io lo faccio tutti i giorni, i nodi sono molto limitati. Se io mi dovessi pettinare una volta al mese, quei nodi lì diventano non solo molteplici, ma anche molto, ma molto più dolorosi nel scioglierli. Ecco, questo è il karma. Ogni qualvolta voi rimandate, il debito aumenta e gli interessi anche di conseguenza. Ecco che allora un piccolo debito, se rimandato nel pagamento, aumenta, 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 fin quando ti ostini così tanto nel non voler pagare che ti viene portata via anche la casa. E questo, cari amici, lo stiamo vedendo.
perché ci sono alcune persone che portano via la casa e altre no, pur avendo anche stessi debiti. C'è una spiegazione ad ogni perché. Ecco che allora, dicendo che le parole hanno un peso, perché voi sentirete dal messaggio odierno, parlano del peso della parola. Io sto osservando questa spiegazione. Guardate, la mente umana, i tranelli della mente, sono così tanti, 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 che nessuno di voi può immaginarlo. In questo momento ci viene d'aiuto internet o le televisioni che spazzano in tutto il mondo. Si possono osservare dei fenomeni incredibili che, se non visti con i propri occhi, nessuno potrebbe mai immaginare che certe cose esistono. Ho appena potuto osservare in una trasmissione dove ci sono queste manie, le fissazioni. Ci sono persone che si nutrono di carta igienica, altre di gomma piuma e così via. Ci sono persone ammalate di accumulo, da shopping. Accumulano così tanto nelle loro abitazioni da 20-30 anni che non ne escono più. Sono sepolti nel fetore, nel disordine, nella sporcizia e nella stragrande quantità di oggetti che li hanno appunto sepolti nelle loro case. Perché vi dico questo? Perché, sempre parlando di tranelli della mente, quando io ho già spiegato altre volte le malattie psicosomatiche, guardate bene, in terra questo numero è ancora sconosciuto. Io vi dico che le malattie psicosomatiche sono al 90%, 95%, perché il resto è karmico. Ci sono persone che hanno gravi malattie, nessuno sa curarle, nessuno sa cosa hanno. Guardate bene che sono anche mortali. Sono malattie psicosomatiche. Queste si sono distrutte con i loro pensieri. I loro pensieri hanno preso forma e questa forma, quando diventa così grande perché altri pensieri non penetrano se non lo stesso pensiero, ecco che la psiche trasmette al corpo e queste malattie sono inguaribili se non l'individuo stesso può guarire da queste malattie gravi. Guardate bene, ho detto gravi. Nessun medico può penetrare la psiche del malato se non il malato stesso. Avete sentito ancora il detto: ognuno è medico di se stesso? Questo intende dire. Perché solo l'individuo sa, conosce il suo pensiero, il perché del suo pensiero, quanto insiste col suo pensiero, quanto la fissazione è grande di quella tale malattia. Ecco che allora nessun farmaco potrà mai guarire quel tranello di quella mente. Dicendo ieri, appunto, ogni nodo viene al pettine. Guardate bene, se aprite molto bene questa frase, è sconvolgente cosa dice. Io voglio lasciarlo a voi, sebbene abbia detto moltissime cose, ma moltissime sono ancora celate in quella frase.
ogni nodo viene al pettine. Apritela da voi, imparate ad aprire la parola, riflettere, secondo le parole, comporre le frasi. E vi posso assicurare che esce di tutto e di più. Ma che il significato vero è veramente sconcertante. In quella frase ci sta tutto il destino dell'individuo. Guardate bene, ho detto tutto. Ora vi voglio leggere il messaggio dei nostri amati maestri, io li chiamo così, i nostri angeli. Sono Alan Kempis e François. Cari figli miei, oggi come oggi noi siamo lieti, no, ma felici. E sapete il perché? Non direi niente, se non perché finalmente tutto, ma proprio tutto prende forma. Nostra Signora ha appena fatto un'eccellente scoperta. Lo sapevate voi che le vostre parole hanno un peso? Qualcuno mi dirà, certo, lo sanno tutti. Già, ma come al solito lo sapete soltanto al 20%, nel senso che l'80% è ancora sconosciuto. Vedete? Uno dice, ma dai Kempis, qui ci sono certi cervelloni. Sì, certo, cari figli miei, ma è soltanto apparenza. La vera verità nessuno ancora la conosce, ed è per questo che Dio è sceso in mezzo a noi. Lei vi dirà cose mai sentite, ed è per questo che vi esorto. Ascoltatela. Verificate e poi, ma soltanto poi, capirete perché. È vero che avete sveglia la coscienza, ma ancora non la sapienza. Detto ciò, vi esorto a verificare anche l'odierno messaggio, nel senso, avete visto cosa ha postato in prima pagina? Chi l'avrebbe mai detto? Che dietro a quel detto sta scritto il destino di ogni uomo. E se non credete, aprite voi la parola. Pettinare. E dice, tra le altre cose, fare pari patta con i parenti. Ogni nodo viene così sciolto. E come dice Nostra Signora, ella sa spiegare meglio di tutti, ma proprio tutti noi, il vero significato di ogni concetto errato da voi tutti. Ora lei sa cavarsela da sola, ma noi le saremo sempre e per sempre vicino. Dovete sapere chi in realtà siamo. Siamo i cavalieri della tavola rotonda. Siamo i cavalieri di Sion. Le valenze di questa e o quella fiaba e o racconti danno l'idea di ciò che noi facciamo e o sappiamo fare. Noi siamo al suo cospetto, notte e giorno, e ogni pericolo viene così allontanato all'istante. Lei non sa che ogni giorno corre pericoli, lo intuisce, ma noi siamo i famosi vegliardi vestiti di sacco, che vegliano giorno e notte la lampada. Ogni giorno, ogni notte, siamo ogni istante accanto a lei. L'Apocalisse ne parla. Noi siamo le sue guardie del corpo, fisse. A lei
non arriverà mai, mai, mai nessuno, a meno che lei non lo voglia. Abbiamo così svelato il nostro ingresso presso di lei, che si consuma così da anni. Qualcuno mi potrà obiettare. Ma allora, perché avete lasciato che ella soffrisse così tanto? Beh, in quel cammino Dio non ha permesso che si rimuovesse nemmeno una virgola. Ma adesso è finita. Se Dio vuole, è finita. Ora lei andrà dove il cuore la porta e spiegherà al mondo intero il suo percorso e le magnificenze che Dio ha creato, che soltanto i suoi occhi possono verificare e o constatare. Amen. No. Ma alleluia sì. Ecco amici, spero anche oggi di avervi dato così tanti spunti per riflettere. È molto importante capire il significato del peso della parola, del peso della psiche, ciò che noi distruggiamo con la parola e non solo quella pronunciata apertamente, ma anche quella pensata. Possiamo distruggere gli altri e anche noi stessi. Vedete che meccanismo delicato, perfetto, raffinato, preciso, giusto. Grazie amici, sempre per la vostra sempre più maggiore presenza. Buona riflessione, alla prossima!